Pro 2011, bloccato da password nel firmware. Siamo del 2011, quindi non ci sono modi per bypassare questa richiesta. Ordineremo il BIOS di ricambio online e poi lo sostituiremo. Che è un MC2555, un i5 i7 late 2011. Ora comunicheremo al cliente che dovremmo comprare un EEPROM preprogrammata, visto che non abbiamo, tanto comunque non abbiamo l'EEPROM un'altra per da flashare, la compriamo già flashata e, boh, e vediamo se accetta per il lavoro. Ecco la nuova EEPROM. Facciamo il dump per poterlo poi riscrivere. L'ho ripiazzato. Ora proviamo a accendere e vediamo un po'. Carichiamo la batteria, accendiamo e facciamo immediatamente un reset program. Scusate, solo una mano. Facciamo un reset pram, CTRL-ALT-PR, accendiamo. E questo è ripartito, senza password.